Professor Ferraris, noi siamo qui a Trieste per parlare con lei all'interno di una manifestazione che è NEXT ed è una manifestazione che si occupa di scienza sostanzialmente. Lei è un filosofo, che ci fa all'interno di questa manifestazione? Non il criticone, perché solitamente i filosofi quando vanno a delle iniziative scientifiche dicono che la scienza non pensa o cose di questo genere. Questo per un malinteso concetto di scienza, e cioè si pensa che la scienza abbia delle risposte per tutto e che quindi porti via il lavoro ai filosofi, che devono ridursi a essere semplicemente i critici della scienza. Io non credo che sia così, nel senso che ci sono tantissime cose che sono risolte dalla scienza, tante altre che non sono risolte dalla scienza, ma che vanno risolte perché riguardano la nostra vita. E questo la filosofia può farlo tranquillamente. Poi magari, visto che tu puoi fare delle cose diverse dalla scienza, ma non ignorando la scienza del tuo tempo, perché sennò sei un troglodita, a questo punto andare a dei convegni con degli scienziati c'è solo da imparare. Ecco, alla conferenza che lei ha tenuto e che ha insomma avuto un notevole interesse, ha suscitato un notevole interesse da parte del pubblico, si è parlato anche del suo nuovo libro, Documanità. È un libro che si focalizza sul web, cioè in questo libro lei cosa ha voluto sottolineare, portare all'attenzione di chi lo avrebbe letto? Ah, prima di tutto il fatto che noi siamo continuamente immersi nel web, è diventato come dire l'acqua in cui nuotiamo, però non sappiamo che cos'è il web e questo non aiuta, perché se uno chiede che cos'è il web spesso dice ma è l'infosfera. Ora il web non è principalmente una raccolta di informazioni, il web è un grande apparato di registrazione ed è un apparato di registrazione di comportamenti umani. Ciò dipende principalmente dal fatto che l'analogico prima comunica e poi registra e quindi tendenzialmente non registra mai perché ci va sforzo, apparati e cose. Il digitale invece prima registra e poi trasmette, che vuol dire che ogni tipo di interazione con un apparato digitale, e il web lo è, genera dati, genera documenti, produce dei documenti. Questi documenti che prima non si producevano hanno un valore enorme perché permettono di conoscere la forma di vita degli umani e se tu conosci la forma di vita degli umani puoi fare degli automi sempre più sofisticati, perché l'automa non è altro che la registrazione e la ottimizzazione di una forma di vita umana. Ed è per questo che abbiamo dei traduttori automatici che funzionano così bene. Perché funzionano così bene? Beh, perché si avvale della collaborazione di tutti gli esseri umani che vanno sui traduttori automatici. Perché tendenzialmente prima della pandemia non c'erano più posti vuoti sugli aerei? Semplicemente perché, visto che i biglietti si facevano tutti online, era facile creare degli algoritmi che ti dicevano in quale occasione ci sarebbero state tante persone, in quale occasione invece c'era il rischio che il volo andasse a vuoto, e razionalizzando tutto questo si sono anche abbassati i costi e quindi le persone viaggiavano anche di più. Questo è un'enorme creazione di valore fatta dall'intera umanità e che curiosamente l'umanità non riconosce come creazione di valore. E quindi il tentativo di questo libro è proprio di far vedere il meccanismo della creazione di valore e perché noi siamo così importanti. Quindi c'è anche un messaggio ottimistico in questo senso, che una tecnologia poco sviluppata, per esempio la catena di montaggio, il lavoro agricolo, vede nell'umano essenzialmente uno che dà fatica fisica e pazienza e logoramento. Mentre nel momento in cui tutto questo è automatizzato, noi siamo interessanti non come produttori di beni, ma come produttori di valori, cioè sapere che cosa ci interessa, perché ci interessa, eccetera. Noi siamo molto interessanti come umani.
Ecco, quello che lei ha un po' sottolineato e che mi sembra una novità nel suo pensiero è che ha spostato questo valore dell'umano nel consumo, cioè l'importante è la parte in cui si consuma, cioè consumo inteso in senso ampio, tutto ciò che viene utilizzato dall'umano. Sì, importante questo perché ovviamente, come tutti quelli della mia generazione, immagino anche quelli di generazioni successive, sono cresciuto con l'ossessione del consumo, la critica del consumismo, il fatto che il consumo fosse un male, eccetera, eccetera, eccetera. Però riflettendoci, in una situazione come la nostra, in cui appunto l'automazione va sempre più avanti, ci si chiede, ma c'è qualcosa che può non essere automatizzato? La risposta è semplice, il consumo. Il consumo è ciò che non può essere automatizzato perché è la parte organica dell'umano, cioè ciò che noi abbiamo in comune con tutti gli altri animali e che è quello che dà tempo e ritmo e senso della vita, perché noi abbiamo dei bisogni fisiologici e dei metabolismi che ci ingiungono di fare delle cose che non ci permettono di aspettare, mentre una macchina può aspettare quanto vuole. Una macchina resta senza benzina, può stare benissimo lì così com'è e non le succede niente. Ora, paragonando il consumo alla parte organica, uno dice, vabbè, ma lei vuole consumare soltanto panini o bistecche? Assolutamente no. Il consumo è ogni tipo di generazione di valore come apprezzamento e come conferimento di fini. Mi spiego. Io posso fare una macchina per produrre la pizza ed è molto intelligente, una macchina per distribuire la pizza e anche questo è molto intelligente, una macchina per mangiare la pizza è una stupidaggine. Questo si riferisce al livello, quindi non è automatizzabile il mangiare la pizza, questo si riferisce al livello di base, ma ugualmente è stato fatto un algoritmo per fare un Rembrandt perfetto, cioè una macchina ha studiato tutte le caratteristiche stilistiche di Rembrandt e poi ha creato un nuovo Rembrandt che non era mai stato fatto da Rembrandt e che è stato messo in evidenza, è stato presentato. Ora, non c'è niente di sorprendente in questo, ma di nuovo quello che una macchina non può fare è desiderare di andare a vedere il Rembrandt. Cioè, è quella la cosa che non può essere automatizzata, ci dovrà pure essere sempre un umano e quindi anche quell'enorme esplosione tecnica che è la cultura rende più sofisticato il nostro consumo, cioè noi abbiamo bisogno appunto di musica di qualità, di grandi costruzioni simboliche perché abbiamo il linguaggio e tutto questo, ma tutto questo è qualcosa che è molto sofisticato ma al tempo stesso è consumo.